I sogni affascinano l'umanità fin dall'alba dei tempi. C'è chi li vede come messaggi dal divino, chi come finestre sull'inconscio e chi, semplicemente, come un film notturno frutto di un misterioso regista interno, la nostra mente. Pensateci, trascorriamo circa un terzo della nostra vita dormendo e buona parte di quel tempo a sognare. Eppure, i sogni sono uno dei fenomeni più enigmatici che esistano. In questo video ci addentreremo nelle profondità del mondo onirico, dalla scienza che cerca di spiegarlo, alle antiche credenze che lo avvolgono di magia, passando per curiosità e riflessioni personali. Preparatevi, perché potremmo scoprire che la vera avventura inizia proprio quando chiudiamo gli occhi. La scienza dei sogni, fase REM e altre fasi. Per scaldare i motori, partiamo da ciò che la scienza ci racconta. Il sonno si suddivide in vari stadi, fra cui quello REM, Rapid Eye Movement, in cui gli occhi si muovono freneticamente sotto le palpebre. È qui che si concentra la gran parte dei sogni vividi, anche se alcuni studi mostrano che possiamo sognare in forma più leggera, anche nelle fasi non REM. Perché sogniamo? Secondo alcuni neuroscienziati, i sogni sarebbero un modo per ripulire il cervello dagli stimoli inutili accumulati durante il giorno, organizzando ricordi ed emozioni come se fossero file in un archivio. Altri invece sostengono che i sogni abbiano una funzione di simulazione di situazioni potenzialmente pericolose, un modo per allenarci alla sopravvivenza, provando paure e reazioni in un ambiente sicuro. La verità è che esistono tante teorie, spesso in contrasto, e nessuna sembra spiegare tutto. È ironico come la scienza si avvicini sempre di più alla comprensione delle galassie, ma ancora fatichi a dare risposte nette su ciò che accade nel nostro cervello quando sogniamo. La scossa ipnica. Avete presente quella sensazione di precipitare nel vuoto appena si prende sonno? Ecco, si chiama scossa ipnica ed è un riflesso ancestrale, probabilmente retaggio di un'epoca in cui i nostri antenati dormivano sugli alberi. Il cervello, prima di abbandonarsi al sonno profondo, ci invia un impulso per controllare che siamo al sicuro. Antiche culture e sognatori illustri. Se oggi cerchiamo di spiegare i sogni in termini scientifici, in passato erano considerati messaggi degli dei, visioni profetiche o veri e propri ponti fra il mondo terreno e il sovrannaturale. Antico Egitto. I faraoni si affidavano ai sacerdoti per interpretare i sogni e trarne indicazioni politiche o militari. Alcune tavolette ritrovate contengono manuali di interpretazione che facevano concorrenza alle odierne rubriche di astrologia. Mesopotamia. La cultura sumera considerava il sogno uno spazio sacro, talvolta abitato da demoni benevoli o malevoli. Grecia classica. Nel tempio di Asclepio, i malati dormivano in sale speciali sperando di incontrare il dio della medicina nel sogno e ricevere una cura. Un po' come andare dal medico, ma senza ticket sanitario. Cina antica. Si pensava che l'anima potesse lasciare il corpo e compiere vere e proprie visite in altre dimensioni. Una filosofia che, se ci pensate, somiglia alla moderna idea di viaggio astrale. Non solo popoli antichi, anche personaggi storici e artisti hanno trovato ispirazione nei sogni. Mary Shelley, ad esempio, raccontò di aver sognato lo spaventoso scenario che le avrebbe poi ispirato Frankenstein. Paul McCartney disse di aver sognato la melodia di Yesterday, uno dei più grandi successi dei Beatles. Il potere creativo dei sogni, insomma, non conosce limiti. Freud, Jung e l'inconscio collettivo. Arrivando alla storia più recente, non possiamo ignorare Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, che nel suo L'interpretazione dei sogni considerava i sogni come la via maestra per l'inconscio. Per Freud, quasi tutto ruotava attorno a desideri repressi e conflitti interiori, spesso di natura sessuale. Poi c'è Carl Gustav Jung, allievo ribelle di Freud. Per Jung, i sogni non erano soltanto il riflesso di desideri personali, ma anche di archetipi universali che tutti gli esseri umani condividono. In pratica, sognare una grande madre o una casa infestata potrebbe riguardare simboli profondamente radicati nella psiche collettiva, più antichi di ogni singola cultura. La diatriba tra freudiani e junghiani è ancora aperta in certi circoli accademici. Ma la domanda più interessante per noi comuni sognatori è: cosa sta cercando di dirmi la mia mente quando sogno di essere inseguito da un fenicottero rosa? Tipologie di sogni e interpretazioni bizzarre. Sognare di volare. In molte culture è considerato un segno di libertà e di bisogno di emancipazione. Se decolli come Superman, forse stai cercando di sfuggire a qualche responsabilità? O sei solo felice e leggero?
sognare di perdere i denti, spesso associato a paure legate all'invecchiamento o alla perdita di potere personale. In alcune tradizioni popolari è considerato un brutto presagio, in altre un segno di rinnovamento. Sognare di essere nudi in pubblico, classico degli incubi da stress e insicurezza. Oppure può indicare il desiderio di essere più autentici. Insomma, su questo sogno possiamo dire, dipende dal contesto. Sognare di cadere, oltre alla scossa ipnica, il cadere simboleggia spesso una perdita di controllo o un senso di insicurezza in un ambito della vita, lavoro, relazioni, eccetera. Sognare un vecchio esame scolastico, uno degli incubi più ricorrenti al mondo. Sei lì, davanti al compito di matematica, senza aver aperto il libro e... Terrore puro, simboleggia le pressioni o il timore di non essere all'altezza di una prova. Sogni lucidi ed erotici, a volte, la notte diventa un palcoscenico di fantasie più o meno piccanti. Non c'è nulla di cui vergognarsi, la nostra psiche elabora desideri e stimoli in totale libertà. Lucid dreaming, diventare registi dei propri sogni. Sognare di volare è una figata, ma sognare di volare sapendo di star sognando è ancora meglio. Questo è il lucid dreaming, la capacità di rendersi conto di essere in un sogno e di poterlo controllare. Alcune persone hanno naturali predisposizioni, mentre altre seguono tecniche specifiche. Reality check. Durante la giornata, chiediti spesso «sto sognando?» e verifica la realtà. Esempio, guarda l'orologio più volte di seguito. Nei sogni gli orari tendono a cambiare in modo assurdo. Così allenerai il cervello a porsi la domanda anche durante il sogno. Diario dei sogni. Appunta ogni mattina ciò che ricordi dei tuoi sogni. In poche settimane noterai ricorrenze e simboli che ti aiuteranno a riconoscerli quando stai dormendo. Mantra notturno. Prima di addormentarti, ripetiti una frase del tipo «Mi renderò conto di stare sognando». È un po' come un'autosuggestione. I benefici del lucid dreaming. C'è chi lo sfrutta per allenare la creatività, chi per sconfiggere incubi ricorrenti, trasformandoli in avventure positive. Certo, non è una bacchetta magica, ma può essere un'esperienza stupenda, un parco giochi infinito senza limiti di gravità o di regole fisiche. Incubi ricorrenti e paralisi del sonno. Non sempre sognare è sinonimo di piacere. La paralisi del sonno rappresenta uno dei fenomeni più spaventosi per chi lo vive. Sei parzialmente sveglio, ma il tuo corpo è paralizzato e la mente, ancora in uno stato onirico, può generare allucinazioni visive o uditive. Ecco spiegata la credenza in demoni notturni che siedono sul petto dei dormienti in diverse culture, dal Mara scandinavo al Jin islamico. Incubi ricorrenti. C'è chi sogna di essere inseguito da un mostro, chi di annegare, chi di perdere la persona amata. Gli incubi ricorrenti spesso ci indicano un conflitto interiore, lo stress del lavoro, una relazione tossica, un trauma irrisolto. Se diventano troppo frequenti, può essere utile parlarne con uno psicologo o iniziare a tenere un diario per analizzarli. Talvolta, solo acquisendo consapevolezza su ciò che ci turba, il sogno smette di ripresentarsi. Curiosità nel regno dei sogni, vediamo qualche spunto curioso. Sognare in bianco e nero. Una piccola percentuale di persone sogna ancora in bianco e nero. Questo fenomeno è stato collegato, in alcuni studi, all'esposizione a film e TV in bianco e nero nell'infanzia. Non è una regola assoluta, però la genetica potrebbe giocare un ruolo. Dimenticare subito i sogni. Entro 5 minuti dal risveglio, gran parte dei dettagli spariscono nel nulla. Questo è il motivo per cui un diario dei sogni scritto, appena apriamo gli occhi, è fondamentale per ricordare qualcosa in più. Facce sconosciute. Esiste la teoria che nei sogni non compaiano mai volti completamente nuovi. Sarebbero sempre ricombinazioni di volti già visti nella vita reale, anche se per un solo attimo. Il cervello funziona come un archivio fotografico che inizia a mescolare e a creare nuovi personaggi dai nostri ricordi. Coincidenze oniriche. Capita che due persone dicano di aver sognato la stessa cosa la stessa notte. Qualcuno grida alla telepatia, altri al caso. In ogni caso, resta un evento intrigante. Numero dei sogni per notte. In media, facciamo da 3 a 6 sogni per notte, ma spesso ne ricordiamo uno solo, se va bene. Quindi, se al mattino dici «non ho sognato»,
in realtà è più probabile che tu abbia solo dimenticato tutti i sogni. Influenze culturali, la smorfia e altre tradizioni. In alcune culture, sognare è anche legato alla fortuna. La smorfia napoletana, per esempio, assegna numeri a ogni simbolo onirico. Sognare un gatto corrisponde a un certo numero, un serpente a un altro, e così via. L'idea è di giocarli all'otto per tentare la sorte. Può sembrare una follia, ma d'altronde la lotteria è già di per sé un sogno di ricchezza. Allora perché non seguire le indicazioni oniriche? Alcune persone giurano che funzioni, altre affermano che le vincite siano solo frutto del caso. Sogni e benessere emotivo. Studi recenti suggeriscono che i sogni possano avere un impatto reale sul nostro stato emotivo al risveglio. Se facciamo un incubo, potremmo sentirci stanchi e di pessimo umore al mattino. Al contrario, un sogno piacevole può regalarci una giornata più rilassata e positiva. Tecniche di rilassamento. Per favorire sogni più sereni, molti consigliano esercizi di rilassamento, meditazione o anche semplici sessioni di respirazione profonda prima di dormire. Evita di mangiare pesante prima di coricarti. È risaputo che una cena troppo pesante o alcol eccessivo possano disturbare il sonno e aumentare la probabilità di incubi o sogni confusi. Musica e aromaterapia. Ascoltare musica rilassante o diffondere nell'ambiente oli essenziali, come lavanda, possono aiutare a creare un'atmosfera di calma che favorisce sogni più tranquilli. Sogni premonitori e confine con l'esoterismo. Una nota affascinante è quella dei sogni premonitori. Esistono testimonianze di persone che affermano di aver sognato avvenimenti poi realizzatisi nella realtà. In alcuni casi, la scienza ipotizza che sia solo una combinazione casuale di elementi, oppure un ricordo leggermente alterato a posteriori. Tuttavia, molte culture sostengono che in certi casi i sogni possano anticipare eventi futuri. Dalla Bibbia, Giuseppe che interpreta i sogni del faraone, alle leggende popolari, si narra di chi ha scampato disgrazie o trovato tesori grazie a un sogno rivelatore. Semplici coincidenze? Suggestione? O c'è davvero un filo misterioso che collega sogno e realtà? Sogni e animali. Non siamo gli unici a sognare. Anche gli animali sperimentano stati analoghi alla fase REM. Cani e gatti a volte muovono zampe e muso come se stessero correndo o mangiando durante il sonno. Alcuni ricercatori ipotizzano che i mammiferi e persino alcuni uccelli possano sognare scene di caccia o interazione sociale. In breve, la prossima volta che vedi il tuo gatto muovere le zampette sul divano, potrebbe davvero essere a caccia di topi. Insomma, i sogni sono un regno sconfinato dove scienza e mistero si intrecciano. Dal lucid dreaming agli incubi più agghiaccianti, dalle influenze culturali alle ispirazioni artistiche, non c'è ambito che questo fenomeno non abbia toccato. Che siate appassionati di simboli, razionalisti incuriositi dal funzionamento del cervello o semplicemente desiderosi di dare un senso a quella roba strana che vi passa per la testa di notte, spero che queste storie, curiosità e riflessioni vi abbiano fatto viaggiare. E magari, stanotte, cercherete di prendere il controllo del vostro sogno. Chissà, potreste trovarvi a sorvolare una metropoli futuristica in sella a un panda arcobaleno. Nel mondo onirico, tutto è possibile e, per fortuna, non ci sono multe per eccesso di creatività. Dopotutto, sognare è gratuito e non conosce limiti. Se possiamo esplorare galassie lontane o isole incantate senza uscire da casa, beh, allora forse vale la pena di chiudere gli occhi e vedere dove ci porta questa incredibile avventura notturna.